ironico, energico, coinvolgente. Max Gazzè al Teatro Lea Padovani ha chiuso in grande stile la stagione teatrale 2013. L'artista romano ieri sera ha portato sul palcoscenico la tappa al teatro sotto casa Tour. 2 ore di musica acustica in cui Max Gazzè e la sua band hanno proposto una serie di brani tra i più conosciuti, come Una musica può fare, Mentre dormi e Sotto casa. Tutto esaurito al botteghino di Montalto, un pubblico che al termine del concerto ha chiesto a gran voce il ritorno dell'artista sul palco. Tantissimi fan all'uscita del teatro Lea Padovani che hanno voluto immortalarsi con l'artista per concludere al meglio una serata all'insegna della grande musica. Cosa si prova a suonare dentro un teatro? Ah beh, intanto abbiamo fatto un bellissimo concerto in versione acustica, per cui era bella l'atmosfera anche quando non la si premedita più di tanto, per cui abbiamo interagito con quello che accadeva sul palco ed era... ci siamo divertiti. Poi alla fine non sempre non riesce a immaginare, a prevedere come va un concerto, e invece stasera siamo veramente tanto divertiti, per cui è stata una bellissima serata. Abbiamo visto un coinvolgimento del pubblico, si è emozionato anche lei? Ma sì, ma in realtà è quello, che il coinvolgimento è sempre interdipendente anche a quello che accade sul palco, e chiaramente c'è un livello di percezione delle cose, al di là di quello che si ascolta e che si guarda, si percepisce che magari sul palco sta accadendo qualcosa, e inevitabilmente quel palco esiste perché c'è quel pubblico e quel pubblico esiste perché c'è quel palco lì. C'è uno scambio che accade proprio per generare belle alchimie in situazioni non premeditate, e quando questo accade è una bellissima magia.